siamo alla Jazz International, giusto? Esatto. Siete distributori di questo prodotto? Sì, siamo i distributori per l'Italia di Cinderella. Ok. Cinderella, che cos'è Cinderella? Cinderella è una toilette a incenerimento. Significa quindi che funziona senza l'utilizzo dell'acqua e senza l'utilizzo del chimico. Quindi funziona essenzialmente solo con il gas. L'utilizzo è molto semplice. Quando devo servirmi della toilette vado ad applicare uno di questi foglietti igienici all'interno della tazza. Mi servo della toilette normalmente e quando ho terminato chiudo l'asse e scarico. Ok. A questo punto una ghigliottina all'interno della tazza si è aperta e ha fatto passare il contenuto della tazza, liquido e solido, nel sacchetto, all'interno della camera di combustione, dove grazie all'utilizzo di un inceneritore è iniziata la combustione. Ok. Insomma, il risultato finale di questa combustione è solo un po' di cenere sterile. Perfetto. E funziona ovviamente a gas? Funziona a gas, vuole anche l'alimentazione a 12 volt. Ok, perché per farlo partire il motorino e tutto, quindi... Sì, solo e esclusivamente per l'unità elettrica. Per la centralina. Esatto. Ok, quindi è assolutamente ecologico. È assolutamente ecologico, perché il risultato di questa toilette non è un prodotto inquinante, ma un po' di cenere, che a questo punto o lo smaltisco assieme all'organico, oppure lo posso dare anche le... Ok, per l'installazione sentivo che dicevi bisogna fare lo sfiato. Allora, per l'installazione è previsto lo scarico a tetto e la presa d'aria per la camera di combustione a pavimento. Ok. Si può installare al posto delle toilette chimiche presenti sul mercato. Poi logicamente ogni camper è diverso dall'altro, quindi assieme all'installatore bisogna valutare la fattibilità e come effettuare l'installazione. In alcuni casi è possibile un'installazione con tutte le tubature nascoste, in altri casi è opportuno creare delle coperture dedicate per occultare la parte posteriore delle tubature. L'apertura per accedere al contenitore della cenere è questa qua. Ok. E va svuotata, si consiglia di svuotarla una volta alla settimana. Ok. Ha una capacità per fino a 6 persone, ideale per una famiglia in campo. Beh, giustamente, che lo usano bene, lo usano tanto. Esattamente. Ok, beh, direi... Aggiungerei domanda che... Non si richiude? Domanda che spesso ci fanno, ma quindi una volta che è partita una combustione devo aspettare che finisca l'incenerimento? Assolutamente no, perché se è in corso un ciclo di incenerimento, sollevando l'asse interrompe il ciclo di incenerimento. Ah, ok, quindi va in protezione praticamente. Esatto. Metto un altro foglietto, faccio quello che devo fare, chiudo. Quanto dura più o meno il ciclo di... Siamo sui 70 minuti. Ciclo di incenerimento 70 minuti. Esatto. Consumo per ogni ciclo di incenerimento indicativamente 140-180 grammi di gas. Accettabile. Accettabile. Perfetto. Oh, abbiamo anche la novità, abbiamo trovato la novità per i bagni, che non è mai male trovare qualcosa di diverso per quello che riguarda i bagni.